La novità 2018 del Salone di Ginevra firmata McLaren è questa Senna GTR, una vettura davvero pazzesca. Mi sono innamorato oggi di questa vettura, prosegue una famiglia di vetture davvero incredibile, la F1 GTR ma anche la P1 GTR che abbiamo visto qualche anno fa. Questa è una vettura solo pista, deriva dalla Senna che invece sono 500 esemplari stradali, sarà prodotta in 75 unità al termine della produzione della normale Senna, costerà più di un milione sterline, mi sembra 1.100.000 sterline, ed è una vettura appunto dedicata esclusivamente alla pista. A differenza della Senna che ha 800 cavalli, 800 Nm di coppia, pesa 1.198 kg, più o meno il peso dovrebbe rimanere simile, ma i cavalli diventeranno 825, dovrebbe crescere di qualcosina anche il valore di coppia. In realtà quello che fa la differenza tra questa vettura, oltre all'omologazione stradale, è il lavoro dell'aerodinamica. Qui ci sono 1.000 kg di carico pronti a schiacciare a terra il corpo vettura della Senna GTR, a differenza dei soli, tra virgolette, anzi non si può dire soli, a differenza degli 800, quindi 200 kg di carico in meno della normale Senna, con poi delle grosse differenze per quanto riguarda ad esempio l'impianto frenante, che qui è una P-Racing da corsa, e poi ci sono tantissimi adattamenti, in particolar modo agli interni, per rendere questa vettura estremamente efficiente nell'utilizzo in pista. Bellissimo l'estrattore d'aria, guardate che roba, con i suoi tiranti qui nella parte laterale. Vi faccio notare come ci sia il sistema per alzare e abbassare la vettura attraverso il sistema pneumatico, esattamente come le vetture da corsa in corsia box. Lo scarico non soffia più nella coda ma soffia nella zona laterale, questo per andare a migliorare il flusso d'aria che corre nel sottopancia e poi si porta nella zona posteriore. È molto scavata la vettura proprio interno, c'è una minigonna molto più accentuata, c'è questo baffo splitter nella parte inferiore che attiva un'aerodinamica assolutamente pazzesca. Una vettura è bellissima, direi sì, anche esagerata per quanto riguarda l'estetica, realizzata ovviamente completamente in fibre di carbonio che ritroviamo anche, vi faccio vedere, nella Senna. Eccola qui, questa è l'esemplare che hanno portato, qui ce n'è un altro dopo che vi farò vedere, con visual carbon, bellissima, questo colore blu, direi una vettura assolutamente pazzesca nelle forme, molto più bella dal vivo che in foto, e questo ve lo posso dire con assoluta certezza, è pazzesca dal vivo, bellissima come è fatta anche la porta, guardate come questo vetro faccia vedere anche all'interno della vettura una volta che la Senna è chiusa. Carrozzeria in fibra di carbonio, scocca completamente in fibra di carbonio, vi faccio vedere anche come qui sia in press forge e poi invece ci sia una parte lavorata in modo tradizionale. La strumentazione esattamente come la 720S si muove a due modalità, quella a tutto schermo esattamente come fate in questo momento e poi quella dedicata appunto all'utilizzo in pista con solamente il contagiri visibile, esattamente come abbiamo visto sulla 720S. Motore vuoto 4000 prodotto da Riccardo, abbinato come al solito al cambio Graziano, ben integrato qui dietro a questo vetro con il cassoncino di aspirazione in fibra di carbonio, è bellissimo davvero, sembra un prototipo di Le Mans. Vi faccio notare come ci sia il guscio in fibra di carbonio sottilissimo sul quale sono posati dei cuscini, questo per andare a creare appunto il sedile, per dare quel minimo di comfort che serve anche una vettura estrema come questa, e anche il contenimento laterale ovviamente. Rifatto completamente il concept dell'interno, c'è la strumentazione come al solito verticale, ci sono le bocchette dell'aria molto piccole, molto contenute, mi piace moltissimo, scusate ma qui c'è un sacco di gente, mi piace moltissimo davvero come è fatta anche la scocca di questa vettura, che lascia in vista, vedete, la ruota anteriore una volta che la porta è aperta. L'alettone tutta ampiezza, regolabile come al solito, controllato elettronicamente. Vi faccio vedere anche cosa è presente qui sullo stand, la 720S con una finitura luxury, livrea luxury, stessa cosa anche per quanto riguarda la 570 GT, qui c'è una 570 Spider con finitura MSO, anche questa veramente una vettura bellissima nell'estetica ma direi molto ben personalizzata. Vi faccio vedere anche la visual carbon che è qui dietro all'interno dello stand McLaren, guardate un po' cosa c'è all'interno di questa teca, la tuta di Senna, il volante originale della McLaren di Formula 1 e poi la coppa del 1993 vinta a Monaco da Ayrton Senna con i guanti rovinatissimi, pensate quanta fatica ci faceva a guidare quella vettura. Eccola qui invece la Senna McLaren con la finitura visual carbon, 350.000 euro e il prezzo di questa personalizzazione, una personalizzazione che richiama i colori della bandiera brasiliana del casco di Senna, quindi il giallo e il verde, ma soprattutto appunto una finitura davvero molto speciale con questo carbonio lucidato che tende a sottolineare la fattura ovviamente della carrozzeria, ma soprattutto tende ad esaltare quelli che sono i particolari
particolari tecnici di questa vettura, come i cerchi in fibra di carbonio scomponibili con questa parte in alluminio, ovviamente il disco monodado, una struttura davvero molto sofisticata, tutto è fatto in fibra di carbonio, ci sono molte parti gialle, questo è per andare a sottolineare, vedete soprattutto nelle zone interne, questo è per andare a sottolineare ancora di più le forme di questa Senna, che è assolutamente pazzesca. Vorrei farvi notare anche un dettaglio: di là i dadi sono rossi, di qua invece sono blu, piccole personalizzazioni che però testimoniano una grande cura per il dettaglio, che ritroviamo ovviamente anche all'interno. Vediamo se riesco ad aprirvela, eccola qui, riesco anche ad aprirvela. Incredibile come il McLaren sono riuscito a realizzare davvero una vettura da sogno. Bello il legame con i suoi piloti, bello il legame ovviamente con Ayrton Senna, il prodotto stradale. Chissà cosa avrebbe detto Ayrton di questa vettura, per come aveva sviluppato l'NSX sono sicuro che avrebbe dato una bella mano, un bel contributo anche a sviluppare questa McLaren, che è basata sul motore vuoto 4000 da 800 cavalli, 800 Nm di coppia massima, una vettura pazzesca, spero prima o poi di guidarlo e dirvi come va. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Ciao!